Buongiorno Franco. Buongiorno signorina. Come va il lavoro? È bene, stiamo girando delle cose molto interessanti. Mi fa mettere l'autorespiratore? Non l'ho mai provato. No, signorina, non è possibile, è pericoloso. E poi mi aspettano con la pellicola. Devo caricare gli chassis. Come faccio a provare? Mi faccio vedere soltanto come si fa. Va bene. Si mette la maschera. Aria e ossigeno, aria e ossigeno. Capito? Ecco, ora se la tolga. Io devo sbrigarmi perché sono già in ritardo. Mi raccomando, si tolga la maschera. Dove? Più o meno qui. Bisognava far presto, trovarla a tutti i costi. Quando si è inesperti, il fondo marino presenta innumerevoli pericoli. E per di più l'ossigeno nel respiratore di Barbara poteva finire da un momento all'altro. Se non riuscivamo a trovarla entro pochissimi minuti, non l'avremmo più vista viva. E solo ad immaginare una cosa simile... Era questione di attimi, e non sapevamo dove cercarla. Infatti Barbara correva in quel momento un mortale pericolo. Affascinata dal paesaggio sottomarino, si era spinta in un avvallamento, dove una rete per la pesca da fondo l'aveva ghermita. Ogni suo movimento non faceva che avvilupparla di più nelle maglie.
Eccola, l'hanno trovata, ci vuole un cognac, presto! Barbara! Barbara, cosa hai fatto? Era rimasta impigliata in una rete. Incosciente. Ma lo sai che potevi morire? È colpa tua, papà. Non dovevi portarmi a bordo. Voi ci avete fatto paura, signorina. Questa imprudenza poteva costarle cara. Ora faccia un bel bagno caldo, le farà bene. Oh.